10 animali che non vedrete mai in uno zoo. Gli animali sono nati per essere liberi, anche se nel corso del tempo alcune specie si sono adattate a vivere fianco a fianco con l'uomo. Oggi vi parleremo di alcune creature che invece hanno rifiutato l'offerta degli umani e sono riuscite persino a scampare ai loro continui tentativi di cattura. Iscrivetevi al canale e scorrete la lista per conoscere 10 animali talmente indipendenti che non verranno mai nemmeno esposti in uno zoo. Amazing! Woohoo! Numero 10. Narvalo. Ecco un animale con una caratteristica peculiare che lo ha reso famoso come l'unicorno marino. Il narvalo ha un lungo corno che protrude dal centro della fronte. Si tratta in realtà di un dente di dimensioni notevoli che può raggiungere i 3 metri di lunghezza. Alcuni narvali hanno persino 2 corna, ciascuna delle quali è dotata di circa 10 milioni di terminazioni nervose e viene usata come guida sensoriale. In questo filmato potete osservare la reazione entusiasta degli scienziati che per la prima volta hanno catturato in un video dei narvali che usavano il corno per nutrirsi. Questi unicorni marini vivono nell'Oceano Artico e trascorrono fino a 5 mesi dell'anno sommersi sotto uno spesso strato di ghiaccio. I maschi possono immergersi fino a 1500 metri di profondità, praticamente come scalare una montagna nel verso opposto. Al ritorno strofinano il corno con i loro simili per comunicare informazioni utili, come la temperatura e la qualità dell'acqua in cui hanno nuotato. Nessuno zoo del mondo è mai riuscito a mantenere in vita un narvalo. Numero 9. Gorilla di montagna. Il gorilla di montagna vive nelle foreste montane ad altitudini considerevoli, beneficiando della tranquillità e dell'ottima qualità dell'aria che si respira da quelle parti. Anche a noi piacerebbe una vita come la loro, ma poi voi cosa fareste tutto il giorno senza i nostri filmati? Non possiamo allontanarci nemmeno per un minuto. Oggi esistono soltanto un migliaio di gorilla delle montagne sul pianeta, e per questo la specie risulta in grave pericolo di estinzione. Questi primati hanno un pelo più lungo e folto degli altri gorilla, motivo per cui sono a loro agio alle temperature fredde delle montagne. Non senza difficoltà, degli uomini sono riusciti a catturare dei cuccioli di gorilla di montagna tra gli anni 70 e 80, ma nessun esemplare è mai sopravvissuto in cattività. Anche per questo, oggi non esistono individui negli zoo. Grazie agli sforzi delle popolazioni e dei governi locali, attualmente il numero di gorilla rimasti nel mondo sta crescendo in modo lento ma continuo. Numero 8. Rondine. La rondine comune, come dice il nome stesso, è un animale talmente comune che non ci stupiremmo di vederlo in uno zoo. In realtà è molto difficile mantenerlo in cattività, perché la rondine trascorre la maggior parte del suo tempo a volare per diversi chilometri al giorno, condizioni impossibili da replicare in uno zoo. Inoltre, cattura le sue prede senza planare a terra, nutrendosi degli insetti che svolazzano nel cielo, altro particolare difficile da ottenere al chiuso. Come altri animali nella nostra lista, la rondine non è in pericolo di estinzione ed è una delle specie volanti più diffuse al mondo. Durante la primavera viene addirittura considerata una minaccia per le coltivazioni, perché la sua presenza diffusa danneggia i campi e le proprietà dei contadini. Le rondini possono costruire un nido in sole 24 ore, anche nei dispositivi elettrici, come i condizionatori, e per questo risultano piuttosto indesiderate ovunque vadano. Numero 7. Clamidoforo troncato. Il suo nome scientifico non gli rende giustizia, perché questo armadillo dalla corazza rosa è uno degli animali più carini di tutto il pianeta. Oltre a uno scudo dall'aspetto fatato, è dotato di una pelliccia biancastra morbida come la seta e di un paio di occhietti minuscoli. È la specie di armadillo più piccola al mondo. Sebbene sia un animale piuttosto raro, non è considerato in via d'estinzione perché non esistono informazioni sufficienti sulla sua diffusione. Il motivo per cui non può essere tenuto in cattività è una grave propensione allo stress. Ad oggi esistono soltanto 3 individui che sono sopravvissuti per più di 6 mesi al di fuori del loro ambiente naturale. Uno nel 1970, vissuto per 30 mesi. Uno nel 1985, che ha resistito per 22 mesi. E uno nel 2009, che si è spento dopo soli 8 mesi.
Attualmente non potete ammirare questo tenero animaletto in nessuno zoo del mondo, ma potreste provare ad incontrarne uno nel suo habitat, che è circoscritto esclusivamente all'Argentina centrale. Numero 6. Indri. L'Indri è un enorme lemure che vive nelle foreste del Madagascar, considerato uno dei lemuri più grandi che esistano ancora sul nostro pianeta. È considerato sacro dalle popolazioni locali, che usano numerose leggende per spiegarne le origini. È un animale completamente vegetariano che sviluppa relazioni monogame a lungo termine e si lancia alla ricerca di un nuovo compagno solo in caso di morte del precedente. La società in cui vive è dominata dalle femmine, che hanno dato vita a un'usanza tipica anche nel mondo umano, sebbene a livelli meno espliciti. I membri dello stesso branco, infatti, visitano in gruppo la zona scelta per fare i bisogni e si liberano tutti insieme, portando il termine comunità ad un nuovo livello di vicinanza. Un altro comportamento sorprendente esibito dall'Indri è l'adorazione del sole. Ogni mattina gli individui siedono con le zampe anteriori posate sulle ginocchia e guardano verso il sole ad occhi chiusi, come se stessero pregando. Nella storia, soltanto un esemplare è sopravvissuto in cattività per un anno. Numero 5. Piovra gigante. La piovra gigante ha un carattere molto sfuggente e un aspetto alieno, con lunghi tentacoli che la rendono particolarmente minacciosa per i visitatori degli abissi. Pesa fino a 250 kg, uno dei motivi per cui non è facile ospitarlo in un acquario. È considerato il secondo mollusco più grande del mondo ed è talmente raro incontrarlo nel suo ambiente naturale che un biologo marino ha descritto una sua foto come l'immagine più inafferrabile nella storia della natura. Per ora è stato infatti fotografato e ripreso in video solo due o tre volte nel suo habitat, con grande sforzo dei ricercatori incaricati di catturarlo su pellicola. Anche se è molto difficile incontrare questa creatura, un uomo particolarmente sfortunato è stato attaccato da un esemplare mentre nuotava con la sua tavola da surf. La piovra gigante è un cacciatore temibile che usa i tentacoli per spingere la preda verso la bocca, dove la fa a pezzi e la divora. Numero 4. Rinoceronte di Giava. Un tempo, il rinoceronte di Giava abitava molte zone dell'Asia sudorientale, inclusa l'India e la foresta di mangrovie delle Sundarbans. Ma oggi ne esistono soltanto 60 esemplari in una riserva nazionale sull'omonima isola indonesiana. Se anche questi individui dovessero perire, la specie sarebbe estinta per sempre. Il rinoceronte di Giava è probabilmente il mammifero più grande del pianeta. Pochi esemplari, 22 ad essere precisi, sono stati esposti negli zoo nel corso della storia. L'ultimo si è spento ad Adelaide, in Australia, nel 1907, dove veniva presentato come rinoceronte indiano, una specie diversa dello stesso animale. Soltanto uno dei 22 ha superato il traguardo dei 20 anni in cattività, una cifra bassa considerando che la sua aspettativa di vita in natura raggiunge i 40 anni. Questa creatura può pesare fino a 2300 kg e anche per questo non si trova a suo agio negli spazi chiusi. Numero 3. Cacapò. Vi presentiamo il cacapò, uno degli uccelli più particolari del mondo. Detto anche strigope, appartiene appunto alla famiglia isolata degli strigopidi, che si differenzia dagli altri pennuti per il suo aspetto fisico peculiare. Somiglia a un incrocio tra un gufo e un pappagallo, e anche se visivamente ricorda più il primo, biologicamente ha più aspetti in comune col secondo. È considerato infatti il pappagallo più pesante del mondo e, vivendo in una zona del mondo priva di predatori, ha perso la capacità di volare. È originario della Nuova Zelanda. Quando cani, gatti e altri animali con istinti predatori sono stati introdotti nel paese dagli europei, la popolazione di cacapò è diminuita significativamente fino quasi ad estinguersi. Oggi esistono soltanto 201 individui nel loro ambiente naturale, ridotto a due isole libere dai predatori, e nessuno in cattività. Questo pennuto esce di notte per cacciare come gufi, ma il suo aspetto più interessante è un'aspettativa di vita che può arrivare fino a 100 anni. Numero 2. Stambecco del Semien. Lo stambecco del Semien è una specie di stambecco in grave pericolo di estinzione, che vive soltanto nelle montagne settentrionali dell'Etiopia. Oggi ne esistono soltanto 500 esemplari, sterminati in gran parte dal bracconaggio e dalla riduzione del loro habitat naturale. Questo stambecco è un animale spettacolare che pesa fino a 125 kg.
Ha un paio di grosse corna che si curvano all'indietro, ma sono più corte e sottili degli altri animali della specie. Le femmine inoltre pesano meno dei maschi e hanno un pelo di colore più chiaro, quasi bianco, mentre quello dei loro compagni ha una sfumatura nocciola. Lo stambecco del Senien vive tra le montagne rocciose ad altitudini comprese tra 2500 e 4500 metri. Ad oggi non esistono esemplari negli zoo, anche se l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura raccomanda di mantenere una piccola popolazione in cattività per preservare la specie ed impedirne l'estinzione. Numero 1. Grande squalo bianco. È arrivato il momento di citare il predatore più temuto dall'uomo, il terrificante squalo bianco. Si tratta di uno dei pesci cartilaginei più antichi del nostro pianeta, ma non è mai sopravvissuto a lungo in un acquario. Nel 2016, lo zoo giapponese di Okinawa Churaumi ha adottato un esemplare lungo 3,5 metri, catturato lungo la costa del paese. Per diversi giorni è rimasto l'unico squalo bianco in cattività del mondo intero, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente quando ha iniziato a rifiutare il cibo e a sbattere il muso contro le pareti dell'acquario. Il motivo potrebbe essere collegato a un'abilità chiamata elettroricezione, che permette loro di avvertire le deboli correnti elettriche che si sprigionano nell'acqua e di usarle per navigare. Dato che le pareti di vetro degli acquari impediscono la formazione di cariche elettriche, quell'ambiente straniero deve aver confuso terribilmente il povero squalo, già provato dallo spazio ristretto. Lo squalo bianco è famoso infatti per le sue traversate dell'Atlantico e non è nato per vivere in un acquario. Potete vedere tanti animali negli zoo, ma questi 10 rimangono in libertà. Quale vi ha colpito di più? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.